male. Arriviamo. Andate avanti che vi aspetto. Veniamo solo a piedi. Meraviglia però, veramente. Mario! Ehi, calma! Via, riposta! Siamo molto in fretta, abbiamo mangiato, ma... ed era buono. Buona la carne. La carne è allo spieto. Carne di maiale, non però, ecco, maiali grandi. Maialino, sì. Allora, se volete del caffè, io non potevo dire nel locale che il caffè, perché dato che Francesco ce l'ha, costa di meno ed è ancora molto più buono. Adesso, guardate, il nostro albergo è quello a sinistra, cioè avremo tutta la vista. A sinistra, quello lì, ecco. Sì, è quello dalla vista migliore. Adesso, per favore, guardate tutti verso destra, perché da ora in poi comincia, ecco, il paesaggio, lo spettacolo che da lontano non si poteva vedere così bene. Come dicevo, tutto, guardate a destra, il nostro Francesco Mallenta. E guarda, a destra, in fondo, voi che siete, guardate nella roccia, una cosa, una specie di una lunetta. È come una calcomania. È tutto incastrato, inglobato nella roccia, l'avete visto? Allora, questo è un monastero, però non si visita, no? Avete notato? A destra, tra poco, eccolo. Si vede. Dentro la nicchia si capisce dalla quello chiaro. Questa qua. Io l'ho visto. Io l'ho fatta, ma qui vengono tanti scalatori. Adesso, mentre il nostro Francesco ci porta, ecco, in alto, guardate sempre verso destra, perché vi faccio vedere una delle pietre, delle rocce più strette, più piccole, che da noi si chiama anche Adrati, eccola a destra. E c'è un effetto ottico, perché mentre noi ci muoviamo sembra che si stacchi dall'altra roccia, sempre verso destra, guardate, sempre, mentre guida Francesco. L'hai ripreso? No, Gino. Vabbè. Avete visto adesso? È proprio, ecco, quello lì si chiama Adrati, che significa spona. Guardate a destra, lasciate stare le macchine. Ecco qua, perché qua, di qua non si ritorna. Ecco. E adesso si vede, ecco quella lì che è bellissima, la roccia snella, si chiama, ripeto, spona, Adrati in greco. Tanti si arrampicano lì sopra, ecco di qua un altro panorama. Poi si può vedere. Allora, tocca a voi, potete scrivere, fare. Allora, come dicevo, questo è il paesino chiamato Castracchi, che significa castello. Oggi è un giorno particolare. Guardate a destra, a metà roccia. Ah, si vedrà tra poco. Ecco, si vedrà. Pazienza, tranquilli.
Allora, ecco, oggi è un giorno particolare, è la festa di San Giorgio. E quella lì nella grotta è il monastero di San Giorgio. Eccolo. Che si chiama? Ah, quello lì, che si chiama Mandilas. Mandil in greco significa fazzoletto. Si vedrà tra poco, pazienza, state ad ascoltare. Oggi tutti i giovani del paese si sono arrampicati lì e hanno lasciato il fazzoletto nuovo. E ogni anno, sì, purtroppo non è arrivato in orario. E allora gli scalatori del paese, sì, perché questo non è più in funzione ed è pieno, pieno. Io ci sono stata la settimana scorsa, erano tutti fazzoletti scoloriti, adesso è tutto nuovo nuovo, perché si arrampicano, e quelli fazzoletti dell'anno precedente poi sono distribuiti e si fanno, cioè, a tutti i credenti. Bene? Ecco qua, da ora in poi cominciano le meteore in un patrimonio, scusa. Allora, perché non matrimonio? È il vino, l'ho bevuto anche io. Due bicchieri li ho bevuti, a dire la verità. Era buono. Era buono? Allora, sì. Patrimonio dell'UNESCO. Guardate poi qua, salendo a sinistra in alto. Questo è il monastero di San Nicola, San Nicola Anapafsas. Anapafsas è il cognome della famiglia che aveva fatto, ecco, che aveva finanziato questo monastero. È importante perché all'interno è tutto affrescato, gli affreschi sono del 1527. E sono opere di Teofani Strelitzas, che era uno che aveva insegnato l'arte bizantina anche ai russi. Poi un po' più avanti a sinistra comincia un sentiero che porta al monastero che si vede in alto a sinistra. Tutti una volta andavano a piedi, poi c'erano scale a pioli. Poi c'era quella cesta che come andiamo si tirava su e giù. E adesso, oh, meraviglia. Ecco il sentiero qua a sinistra. Ci vogliono 50 minuti per salirci. E adesso tutti quanti, siciliani e no, guardate a destra. Questo assomiglia all'orecchio di Dionisio. Così dicono i siciliani. Su questa grotta che si chiama la Grotta dello Spirito Santo ci sono le impalcature dove si ritiravano i monaci che avevano commesso, cioè avevano fatto pensiero, se ne andava e allora si purificavano aspettando e meditando in quella grotta. Hai capito? In alto a sinistra un altro monastero dedicato a Santa Barbara. Il monastero si chiama Monastero di Russano, anche questo è il cognome della famiglia che l'aveva finanziato. Bello? Si può capire se non ci si arriva qua? E il nostro Francesco ci porta dappertutto. È molto bravo. Ecco come adesso possiamo vedere a destra come sono staccate quelle rocce l'una dall'altra, anche se da lontano sembra una cosa unica. La vegetazione è molto ricca qua, poi ci sono anche tanti animali in estinzione, tanti rapaci, ci sono anche farfalle di una specie rarissima. E guardate che qua sono rocce invitanti, tra virgolette, per gli scalatori. Tra poco. Ecco. Però una volta, qua, come abbiamo detto, tutte queste rocce erano sotto il lago, poi scorreva dell'acqua, quella che sfociava nel lago,
E poi anche il vento ha lavorato per, ecco, rendere così belle e speciali, diciamo, le rocce. Adesso vediamo da un altro lato il monastero dedicato a Santa Barbara. Quella torre che si vede in legno, quel balconcino, lo vedete di legno lì sopra? Allora, di là si faceva, ecco, scendere di là sopra, quella rete, e allora così poi si tirava su e giù con tutti, come abbiamo detto, i materiali edilizi, i viveri. Eccolo qua. Questo è gestito da suore ed è un ponticello di là a destra, poi ce n'è un altro, e a seconda della larghezza, no, della grandezza della roccia, i monasteri erano più grandi o meno grandi. Il primo però che era stato costruito non l'abbiamo visto. Di qua si vede bene. A sinistra, ecco, quello è il monastero il secondo monastero che era stato fondato. A sinistra, sempre in fondo, guardate la torre dell'Argano, in fondo, proprio a picco, a sinistra. L'avete visto? Quello è il monastero della Trasfigurazione di Gesù. Il primo fondato dal meteorita, dal monaco meteorita Atanasio. Sto facendo le torsioni. Ecco, sì, sto facendo le torsioni. In fondo, quello lì, grandissimo. Sulla roccia più grande. E la roccia è diversa. Ma che c'è gente sulla, guarda là che cammina. Sì, c'è gente che cammina perché fanno le soste panoramiche per le foto. Ma noi finiamo prima la visita e poi vi faccio scendere da un'altra parte, da dove si possono vedere tutti e quattro i monasteri. Sì, facciamo le foto dopo, lì vicino ad un monastero dove è stato girato anche il film Spedizione 007 Solo per i tuoi occhi, ed è, ecco, un monastero molto molto bello, appunto, James Bond. Guardate a sinistra, si vedono quelle rocce, si capisce che una volta qua c'era l'acqua, ed è sempre bello, signori, credetemi. Perché solo una. Adesso dobbiamo andare verso destra. Allora, una volta. Io lavoro in Grecia da 17 anni. Una volta ho avuto un gruppo di tedeschi, ma in febbraio. E c'era la nebbia. Non hanno potuto vedere niente del paesaggio. Figa. Peccato, davvero. Poi l'anno scorso. Guardate intanto. Adesso cominciamo a salire. Ecco qua, un altro panorama. Cosa? Ah, Wüstel, sì. Ecco, in fondo, come vedete, non si tratta solo di una chiesa. La chiesa principale di questi monasteri si chiama cattolico. È una parola di origine greca, cattolico, e significa universale. Allora, intorno a quella chiesa principale ci sono altre piccole cappelle, le celle, le tettori, l'ospedale. Allora, erano comunità monastiche che annoveravano anche più di 100 monaci. Una volta tutti i monasteri erano gestiti da monaci. Guardate in fondo quelle cime delle montagne di Pindus, quelle che abbiamo fatto, Francesco ha fatto, noi godevamo tutto del paesaggio, o no? Dobbiamo sempre ricordare il nostro angelo custode che è Francesco.
Guardate adesso da un altro lato, in basso, quella Santa Barbara, due ponticelli che portano lì in alto, fuori dei monasteri ci sono, ecco, ci sono le bandiere, quella greca e quella bizantina, ecco. Ancora oggi, ecco, possiamo vedere anemoni, ginestre, poi cisto rosso, cisto bianco, papaveri ancora che sono scarlatti, paesaggio è unico al mondo. Poi se volete ritornare in Grecia vi propongo di andare a vedere Santorini, dove c'è l'altro fenomeno geologico unico al mondo. Sì, sono cose da vedere. Sì. Che bella, la tavola. Ecco, guardate, se uno vuole venire a piedi deve fare 50 minuti di, ecco, cammino in salita, però guardate un po' più avanti si vedrà sulla roccia quella scalinata, diciamo, si vede tra, bravissimo, a metà roccia è una cosa, ecco, diagonale, e quella è la gradinata che porta su, ma prima di arrivare in quella gradinata si deve fare un altro percorso anche di qua un po' più avanti. C'è da poco che è tutto allestito, poi facciamo la vista la pausa fotografica qua. Adesso andiamo verso il monastero di Santo Stefano, ecco di qua, guardate, si vedono qua quattro monasteri. Poi se magari dopo qualcuno, ecco, vuole camminare un po' di qua, questo è il sentiero che porta sotto. Guardate anche le cime dei monti che abbiamo fatto in fondo. Prima di tutto questo è un capolavoro della natura, e poi ci ha lavorato. E sotto si vede il paese di Calambacca, che come abbiamo detto significa il paese sormontato dai monasteri. In turco, ancora si usa il nome turco. Vedi la valle. Guardate di qua. Dai, adesso, giù. L'ho fatto, è venuta panchina. Poi li togliamo quelli che non vanno. Ah, ma che bello. Però è grosso questo. Grande, ma come è grande. È tutto bene. Noi andiamo a visitare questo qua. È molto vicino alla roccia, no? Mentre per gli altri ci vogliono 200-250 gradini e non abbiamo tempo. Allora, sì, è il posto visitato durante tutto l'anno. Allora, quando entriamo le signore devono portare un pareo che danno qua in prestito, io ho il mio. Bene? Intanto io vado a fare i biglietti. No, è perché apre la porta. Guarda, c'è anche un pochino di odio. Allora quello nella festizione, sì. Vestizione del pareo, si spera che si possa fare, dopo magari no, però no, no, prendilo, fotografi, sto facendo.
Alzate la testa. Aspetta, che lo devo fare. Sono qui. Sto bene. Ti do una notizia. Silenzio e non si fanno foto. Benvenuti prima di tutto. Stanno ancora arrivando. Aspettando anche gli altri. Benvenuti prima di tutto, grazie. Grazie di aver scelto la Grecia per fare le vostre vacanze, così ci aiuta un po' di scia. Anche noi, eh. Sì, veniamo dopo da voi. Siamo stati tutto bene anche noi. Perché siamo solidari. No, siamo, sì, ecco, sì, almeno questo, nelle parole, dopo vediamo. Voglio spiegare un po' la tecnica delle icone, visto che noi siamo una bottega delle icone bizantine, vi spiego un po' la tecnica rapidamente, sì. Perché per dipingere un'icona ci vuole 2-3 giorni, ma voi non state 2-3 giorni qui, solo un po', vi do un'idea. Allora, per arrivare a questo punto qui abbiamo dovuto fare tanto lavoro, già per cominciare, causa di sicurezza, non si dipinge sopra legno, ma si usa... Questa si chiama canovas, una tela coperta di gesso da una parte. Ecco, così quella lo protegge l'icona, potete toccare e passare. Su quella parte dove c'è il gesso è lì che si fa il disegno è sempre ricopiato, non possiamo inventare un'immagine. Nell'ortotossismo è vietato, non possiamo inventare, a creare. Ecco, si fa il disegno e poi si comincia i colori. I colori sono colori naturali, la tecnica si chiama tempera d'uovo. Tutto è naturale. Tuorlo di uovo mischiando con aceto e polvere di pietra. Così otteniamo i colori naturali. Il tuorlo di uovo è per fissare i colori, l'aceto è per proteggerli dall'ossidazione. Si comincia sempre con i colori scuri e piano 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 si va verso i colori più chiari. Questi sono i passaggi. In contrario, nelle altre tecniche si va sempre per, si fanno le ombre alla fine, qui si fa la luce. Questo è, non è casuale, è di andare sempre verso il Dio, verso la luce divina. Ecco, qui per finire nelle sfumature, che sono i colori più aperti nella sacra, nel viso. E i colori sono sempre nel vestito rosso e azzurro, umanità e divinità. E tutte le icone hanno la foglia d'oro intorno, perché quando il fondo è dorato il personaggio risalta, e l'oro è simbolo di divinità. Si mette una colla che si chiama missione e poi si attacca la foglia d'oro. Ecco, è molto facile, basta prendere un pennello così l'icona viene dorata. Si attacca e lì dove abbiamo messo la colla si attacca, gli altri pezzettini si staccano, così otteniamo il fondo dorato. È molto facile, poi non si lascia così, dobbiamo invecchiarlo l'icona per avere un'aria più antica, più vicina all'originale. Guardate qui la differenza,
Quale è più bella? Dipende dai gusti però per dare l'aspetto più vicino a quello originale si fanno antichizzare, invecchiare tutte le icone. È un vernice speciale che si usa, noi lo chiamiamo patina, si compra tutta l'icona e si spacca un po' il canvas così può entrare bene. E alla fine dà questo effetto qui, sì, il risultato è questo qui. E sempre le scritture, la Vergine, il Gesù, può essere un santo, può essere anche l'ultima cena, l'annunciazione, la risurrezione, eccetera, eccetera. E alla fine la certificazione che spiega che un'icona è dipinta a mano, perché ci sono anche altre categorie come questa qui per esempio. Questa però è una serigrafia, basta girare dietro, non si vede così tanto perché... E comunque qui si vede, però se diciamo questa qui non si capisce, eh? Devi prendere due icone uguali e andate a vedere che qui sono tutte uguali, invece quelle dipinte sono uniche, non si può fare due volte la stessa cosa, lo stesso lavoro, anche se fosse fatto dallo stesso artista. Comunque la serigrafia rimane una buona qualità perché è lo stesso procedimento, gli stessi colori, solo che è la macchinetta che mette un colore sopra l'altro, cresce anche il rilievo, tante volte la gente pensa che sono le tracce del pennello, infatti non è un colore successivo, così cresce il rilievo. E un'altra categoria si chiama litografia, la terza, l'ultima, è una carta incollata sopra il legno. Poi viene dorato il fondo, le scritture, l'invecchiamento e la certificazione che è un altro colore. Poi ci sono anche delle icone che vengono d'argento, però visto che noi non siamo specializzati, la regione non è specializzata per le icone d'argento, quelle vengono più da Monte Ato, sono quelle lì in Auro che sono in argento sbalzato e da sotto sono dipinte, o le altre che vengono da Atene che è più automaticamente, diciamo, pressato. La fila d'argento pressato. E vi spiego un po' due o tre icone le più importanti. Comincio con questa qui, è la Madonna di Calambacca. La Madonna si chiama Torodon to Amaranton, la Madonna con la rosa che non si appassisce qui, e dall'altra parte c'è la spiga di grano che è simbolo di prosperità. Questa si trova nel grande monastero e si trova solo qui in Grecia, solo qui in Calambacca. E un'altra Madonna importante è Iatris, ci sono tante presentazioni, questa è Iatris, sia è con la foglia d'oro, sia è con la luce divina, è la stessa cosa, lo stesso simbolo. E Iatris è la guaritrice, la Madonna della salute. E la Madonna, i sette dolori, sette spade, che protegge la casa anche. Oh, per tutte le icone che costano più di 10 euro si beneficia di un sconto di 30%. È da scontare, tutti i prezzi sono da scontare, 30%, quelli che superano 10 euro. Poi ci vengono giù, ci sono i libri, DVD, sono gioielli che si vendono al centimetro, una lega di oro e di titanio, meno 15% per i gioielli, 30% per le icone. Allora, se qualcuno ha qualche domanda o vuole trovare un santo, un nome, che non so, San Giorgio, per esempio, San Paolo, può domandare, io farò con piacere. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.